Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare gli spiedini di patate con cuore filante. Gli ingredienti che ci occorreranno per l'impasto sono 5 patate lesse, della mozzarella, io sto utilizzando quella per la pizza che è priva di acqua, altrimenti potete utilizzare la provola dolce o l'emmental, sale quanto basta, 2 cucchiai di fecola di patate, e aromi per le patate. Potete utilizzare anche, se volete, il peperoncino, l'erba cipollina, a vostro gusto, insomma. Come prima cosa andiamo a preparare le patate, che io, come potete vedere, ho già lessato e tolto la pelle. Dopo aver fatto questo passaggio con una forchetta, andiamo a schiacciare, rendendolo omogeneo. Dopo averle schiacciate e averle rese come una purea, li dobbiamo fare intiepidire un attimino. Adesso aggiungo un cucchiaio e mezzo di olio extravergine di oliva che ho dimenticato di dire negli ingredienti. Vado a mescolare e adesso aggiungo 2 cucchiai di fecola di patate. E mescolo. Se non avete la fecola di patate, potete mettere l'amido di mais. Adesso vado ad aromatizzare il purè, diciamo, quindi metto l'aroma per le patate. Bene, il nostro impasto è pronto. Bello liscio, così deve essere. Bene, arrivati a questo punto, prendo la mozzarella e vado ad infilzarlo con lo spiedino. In questo modo, vedete? Adesso vado a mettere un pochino di olio sul palmo della mano, giusto un pochino. Prendo un po' di impasto, lo appiattisco. Vado a mettere la mozzarella sopra. Se serve, metto altro impasto e vado a chiudere il tutto. Mi raccomando, deve essere ben sigillato. Anche dalla parte dello spiedino, dello stuzzicadenti, sigilliamo per bene. Bene, dopo aver formato il primo spiedino, lo vado ad adagiare sopra un vassoio. Ovviamente potete farli anche più piccoli. E continuo in questo modo fino al termine. L'importante è che mettete l'olio sempre sul palmo della mano, perché sennò si attacca.
Dopo averli preparati, ho fatto 4 spiedini e 4 palline, sempre pieni di mozzarella all'interno. Adesso li metto da parte e vado a preparare la panatura. Per la panatura ci servirà del pan grattato, della farina, quanto basta, 2 uova e un pizzico di sale che metterò all'interno delle uova e del pan grattato. Mettiamo nel mentre sul fuoco una padella alta, dei bordi alti, con dell'olio di arachide e lo portiamo a temperatura. Vado a sbattere le uova. E arrivati a questo punto, prendo gli spiedini che già si sono ben raffreddati e induriti, li passo prima nella farina, in questo modo. Dopo averli passati nella farina, li passiamo nell'uovo. Facciamo attenzione ovviamente a non romperli. E dopodiché li passiamo nel pan grattato. Li compattiamo per bene. E li adagiamo nuovamente all'interno del vassoio e facciamo la stessa cosa con tutti gli altri. Faccio la stessa cosa anche con quelli rotondi, quindi prima nella farina, poi nell'uovo e poi nel pan grattato. Diamo una bella forma e li mettiamo anche questi all'interno di un vassoio. L'olio è arrivato a temperatura, inizio a friggere. Due per volta. Con un cucchiaio ci aiutiamo in modo da far andare l'olio da tutte le parti. Vado a girare e faccio dorare per bene. Metto il coperchio del magic cooker, così evito di fare schizzare l'olio e così anche ottengo una panatura
più omogenea e più croccante. Ogni tanto li andiamo a girare, sono ben dorati, li posso tirare fuori, li adagio all'interno di un vassoio con della carta assorbente. E continuo a friggere tutti gli altri. E i miei spiedini di patate e mozzarella sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Guardate la meraviglia. Panatura perfetta e croccante. Ovviamente adesso vi mostro l'interno, quindi tolgo lo spiedino, guardate come fila già, ancora caldo caldo, wow, potete farli anche al forno per una versione più light, ma io vi consiglio di provarli fritti perché sono spettacolari. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!